Faccio a tutti ragazzi, qui è Canugo, bentornati voi, bentornati a una nuova challenge iniziale, mi sono Diamond 1 con un punto. Siamo con Swing Top, spero che Canon sia di Canon AD, l'hanno nerfato il Canon AD, quindi magari, forse questo non lo sa, ma Canon AD è stato palesemente nerfato, ma non so se sentite il ventilatore, ma non credo ci sia il rumore del ventilatore, non credo lo sentiate. Comunque porterò altri video di Idol Heroes, magari anche editandoli e probabilmente anche... Cioè il fatto è che quei video, se li dovessi editare, verrebbe fuori veramente un video di 2, 3 minuti, 4 minuti, non lo so. Per questo non voglio editarli, perché cazzo video verrebbe fuori? Di merda, lo capite? Lo capite? Verrebbe fuori un video di merda. Dai, mondo in un punto, siamo Swing Top contro Kennen. Ho messo le rune contro gli AD, mo pian piano vi lascerò sempre le rune del Masterist in descrizione. Se una volta mi dovessi scordare, raga, vi chiedo scusa. Succede, però cercherò di lasciarvi sempre le rune del Masterist in descrizione con uno screen di Imgur, che basta che vedete lo screen e poi vedete sia le rune del Masterist cosa in questo game. Credo che siano abbastanza buone come cose. Detto codista cose. Allora, diciamo il team. Il nostro team è bot. Ah, questo sta mid, questo qua. Bot sono premade, il nostro bot. Sono abbastanza good. Mid non abbiamo l'exhaust, quindi non so per quale motivo italiano abbiamo preso l'exhaust contro Z, quindi potrebbe essere, forse non l'ha preso perché è magari incontro. Mid sarà molto difficile da giocare per la nostra Thalia. Jungle è un matchup ok. E top io dovrei essere ok, diciamo, contro Kennen. Builderò prima l'item della Zonia e poi andrò di builderò prima questo. O poi anche la Catalyst, dipende, perché anche la Catalyst è molto forte, però credo darò precedenza a questo. E poi andrò di GLP. No, Max la Q per prima. Cioè la E per prima. A livello 1 Max la E e poi Max la Q ovviamente fino a livello massimo. Livello 95 di E gli ho levato. E come mi ha preso? È un... sto trade per lei per nuovo attacco, che sia un trade abbastanza worth, diciamo. La sitiamo, cerchiamo di prendere più farm possibile. Quello che vogliamo fare noi è semplicemente farmare e scalare. Quando scaliamo contro quella comp siamo veramente molto molto forti, guys. Molto molto forti. È lucky. Ho provato a setupparlo, ma niente. Oh, fly di tutti, vabbè. Come partire normal attack su Kennen quando io ho fatto le... questo è molto sfortunata come cosa. Anche in jungle credo che anche principalmente mi deve, perché è molto facile da gankare. Oh. Good. Bel gank, usiamo una pozione perché voglio, ho intenzione di rimanere. Tra poco farò livello 4 e mi permetterà di pushare la wave dopo con più facilità. E pushando la wave dopo con più facilità indovina che cosa succede. Che è sto TP? Ho sbagliato timing, all'acchi. Oppure fra due minion ho sbagliato timing. Comunque sto TP di Kennen era sbagliatissimo. Non è world e poteva esserci un nuovo Graga stop con il flash up. Veramente veramente bello sto TP da parte di Kennen. Questo mi fa capire che lui è uno abbastanza handicappato. Non ho visto che Gragas mi vingava. Porco dinci. Non abbiamo riuscito a fare il gank e sto prendendo una mare di CS, non so per quale motivo, to be honest. Forse perché è il primo game del giorno, beh, finché non fuori il cannone è ok. Ha incontrato Dagger in topside, Gragas. Siamo safe qua, non c'è bisogno di rassare Kennen in questo momento. Adesso mettiamo il corvo qua, così se lui vuole assettare minion dovrà prendere per forza dei danni, che non saranno di certo pochi. Dobbiamo stare attenti al gank di Hecarim, però c'è Gragas topside, quindi sarà un po' safe se riesco a stare in posizione difensiva, diciamo. Come sono adesso.
Ok, regaliamo. Andiamo di Demo della Zonia. Perché hanno anche comunque un jungler AD che ci dia molto più value prendere adesso di Demo della Zonia. Abbiamo formato veramente male, comunque il primo game del giorno, quindi potrebbe essere anche per quello. Spero che comunque non si sia dato veramente il rumore del ventilatore, perché sennò potrebbe venire un video di merda. Vabbè, lo spengo, va. Così per sicurezza. Poi credo che non lo sentiate, però per sicurezza lo spengo. Dovrò tippare per forza. Next idem. Mo senza una via sta Zanzara. GLP. Alla keyword. Se avessi fatto leggermente meglio, sarei in, veramente in un'ottima posizione. Mista Cannon. Farmiamoci di item della Zonia. Abbiamo il 6, buono. Adesso forse lo riusciamo a killare anche uno verso uno Cannon, visto che è molto blind. Ok. Push la wave, infatti mi dà morta la sinistra exhaust e non credo che può vincere sta lane lei. Guardate la rasse. Chi è che ha fatto ward? Io, of course. Ora rimango qua a fare la combo su Cannon per poi andare a levare quella control. Ha ghostato, raga. Non so se che ha ghostato. Vabbè, è ok come cosa. Potevo forse... ci sembrava un po' meglio, ma va benissimo così. Refillable e compriamo anche la... vado mid perché tanto taglia uscirà quella wave e poi beccherà. Non credo che Zed mi possa killare, quindi andrò a pushare mid. Prendiamo il miss perché credo che... ok, Zed è qui. Lo possiamo gankare, Gragas. Scarpe e Ninja W ovviamente sono tutti a D. E bot stanno stravincendo. Holy shit, 46 in meno lo hanno loro. What the fuck. Gragas non ha il flash up. Nice bot, by the way, cioè li stanno arando la nostra bot a loro. La pink non me l'hanno levata loro, quindi non credo che avrò motivo per mettere una pink da un'altra parte. Il item della Zonia l'abbiamo quasi farmato. Buono qui che non siamo morti, lui si farà Runet King, però sarebbe stato molto buono lui se si fosse fatto tipo l'executioner per via del mio sustain. Missa Z, quindi stiamo attenti. Ma questo è quel motivo non abbiamo attaccato Gragas dopo. Avrebbe dovuto tankare lui, però va bene così. Cioè, dopo che sono via dal target della torre, avrebbe dovuto tankarsi lui i target successivi. Però non ha attaccato Cannon e mi ha lasciato fare tankare a me. Non mi chiedete perché, non lo voglio sapere. Ok, XD. Però sta giocando molto bene questo Graggy. Okay. Andiamo di... ai bot, andiamo di Catalyst. Solo kill una carina Savo, lol. Era good, peccato che stavo avviando bot perché ho visto un'occasione
buona per fare qualcosa. Top, la wave mi è messa un po' malino, però ok, andiamo a pushare mid. Adesso ormai siamo andati bot a piedi, peccato. Avevo visto una buona occasione per roamare bot, ma alla fine non c'è stato quasi niente da prendere. E ok. Però questo Zed morto, ok, qua dovevamo solo pushare la wave e torniamo top. Questo Zed morto probabilmente la tua remit gli perde 500 HP. Da 3026. Dovrebbe arrivare a 2526 ed è pretty good. Per noi 500 HP su quella tua remit sono molto buoni. Molto buoni. Considerando la pressure che abbiamo possiamo tankare un Herald anche. È 2600 super giù, sì. Abbiamo calcolato bene, diciamo. Good shit. Kalista è morta. La nostra bot sta giocando veramente bene. Mamma mia, che botte, cazzo. Prendiamo il miss. Abbiamo il TP up nel caso in cui il mio team voglia cercare qualcosa o voglia fare giocate greedy. E possiamo permetterci di fare giocate greedy in questo momento perché abbiamo mid che comunque ha un bel po' di CS. Non sta messo per niente male. Anche il ninja tabby. Probabilmente io adesso farò il ninja tabby a proposito invece che l'item della Hextech per via appunto del fatto che sono tutti a di loro. Mi danno molto più value in questo momento la ninja dabby, visto che sono tutti a di loro. Peccato, quello non attacca là. Ok, intanto ce le setappiamo qua. Continuiamo a pushare. Hecarim è topside. Hecarim era qua, non pensavo fosse qui. My bad, non pensavo fosse qua Hecarim. Pensavo fosse bottom mid, invece che... Avrei più... Vabbè, pensato. Peccato, peccato, pazienza. Ho pushato così tanto perché appunto non... ho dato Hecarim in bottom mid per via della pressure che aveva il mio team là. Però giustamente è una cosa che loro non possono contrastare. Quindi probabilmente ha fatto bene Hecarim a give upare questa cosa nostra bottom mid per prendere la kill top. Sarà la colpa mia. Peccatino. Che c'ho in testa? Che cazzo è sta cosa? Oddio. Un pizzico, che cos'è? Avala Kabi. Pushiamo top. Abbiamo il ninja tabby adesso che ci danno 30 armor in più. E blocchiamo il 10% di attack. Non attack. Ragazza è enorme comunque. Ah, peccato. No, lol. Fuck. Ho detto no, lol, fuck, tre parole che non voglio dire assolutamente nulla. XD. Andiamo mid adesso, dopo sta wave, perché voglio iniziare a mettere pressure su questa Dory mid. Top l'abbiamo pushata, credendo di andare top, se non vuole andare top sti cazzi, e andiamo mid comunque. Iniziamo a prendere controllo della mid, più che altro dalla parte sinistra per adesso. Arrivo. Lulu Exhaust. Mi sa che è diventato FK. Continuiamo a pushare, abbiamo una mass pressure. Tanco io, attaccate la torre. Quelli vanno a prendere il KDA su Kalista. Take it easy, bro. You are dead. Andiamo di GLP. Nice kill su Eka. Perfetto. Dopo la GLP andremo di Zonia. E probabilmente, visto il team che hanno, potremo decidere di fare due cose. O di andare Glass Cannon, tipo di andare full greedy e farci la Liandry. Oppure, visto che hanno Kalista, Zed, Kennen, comunque loro due che vanno attack speed,
Lei che probabilmente builderà critico. Lui che potrebbe buildare critico con l'Hurricane. Con il round insomma. Volendo anche con il Frozen Earth. Perché abbiamo zero cooldown. Pure Frozen Earth sinceramente non è male. Zonia Frozen Earth. Zonia Frozen Earth. Faremo. Perché no? I like it. Zonia Frozen Earth. Continuiamo a pushare. Abbiamo il TP nel caso in cui il nostro team abbia bisogno di noi. Zonia Frozen Earth, mate. Fucking good. Abbiamo la GLP al prossimo recall. Siamo attenti. Non voglio gridare troppo perché Hecarim potrebbe venire top. Get shit on, man. Nice kill. Nice. Ormai siamo troppo, abbiamo troppo AD. Ho troppo armor per loro. È molto difficile per loro che lasci con tutta sta armor, ma che vuoi che faccia. What kind of team I have? Non mi stilare, minion, così. Fuglio di puttana. Pushiamo. Spero che almeno di prendere 19 punti. Dai 18 in su. 17 non mi vanno. 18 in su mi va. Mi va bene. Poi ovviamente non decido io. Però 18 in su per cortesia. Mi sono fatto una nuova champion pool, diciamo, tra virgolette. Ed uso champion come questi champion: Trundle, Jax, Swain, Gnar e Poppy. Oddio, sto Gragas con le ultime non è proprio un granché. Ok, andiamo via, va benissimo così. C'è un drago d'aria, però non ci facciamo niente, però. Meglio averlo che non averlo. Com'è che si dice? Meglio averlo che non averlo? Figa. Fai l'acqua qua, vero? Chi avrebbe mai detto? Ha fatto lei nell'esatto momento nel quale... Io ho aspettato tutto questo tempo che facesse lei. Lì quando è che va a fare lei? Nell'esatto momento nel cui... Nell'esatto momento lui va a fare lane, nell'esatto momento nel quale io decido di fare QW. Mente assurda sta cosa. Fucking unlucky. Ok, andiamo di zona dopo la zona fraternata, come abbiamo già detto. Sono uno di tre top, devo scappare, regalare dentro il bash, ma sapete che io sono sempre di aspac. Ha failato tutto. Nice kill, poi non so perché motivo italiano abbia attaccato prima. Potrei dippare volendo tra poco. Arrivo i TP. Good shit, andiamo di Frozen Earth. No, ma pushiamo, abbiamo l'ultimo map. Tirai dal cazzo, ragazzi. Good shit, man. Good shit, man. Siamo on fire, bro. Andiamo di item armor qua. Vabbè, comunque ormai siamo 24 ore. Questa partita abbiamo già la che vinta. Possiamo tranquillamente surrendare.
item armor che ci dà anche cooldown e che ci dà soprattutto mana. E tiriamo dritti top. Adesso il nostro team dovrebbe mandare tutti i top. No, in realtà no, dobbiamo prendere la torre bot, 300.000. Era bella l'idea di coso, l'ho capita. Peccato. GGUP. 20 clear FF. Nice to know, man. Per 9 top jungle AD. Lui è l'unico che non dobbiamo riportare, perché lui ha giocato bene. Perfetto. Onoriamo, credo che onorerò Gragas, perché questi sono pre-made, quindi probabilmente si onoreranno tra di loro. Ho deciso di onorare Gragas. Anche se sennò 20 punti, voglia. Se no avrei probabilmente onorato Jhin. Mi hanno dato un honor. Grazie tante ragazzi del sub... Sì, del subscribe. Grazie tante per aver visto il video, ragazzi. Spero vi sia piaciuto. In descrizione troverete sia Runa che le Masteries. Anfacci a tutti, ragazzi, nel lupo. Ciao belli. Ciao ciao.